Siamo con Don Adriano D'Amore, parroco della frazione Piano, ma anche da un po' delle frazioni San Bartolomeo e Figlioli. Questa domenica Don Adriano propone una novità abbastanza importante che non viene fatta in quasi nessuna parrocchia d'Italia, cioè la benedizione praticamente dei fidanzati. Don Adriano, una bella iniziativa sicuramente, perché? Vogliamo proporre questa benedizione speciale ai fidanzati perché oggi ci rendiamo conto che la vocazione, la chiamata, il progetto al matrimonio, alla famiglia cristiana deve essere riscoperto. E allora vogliamo prenderci cura, accompagnare tutti quei fidanzati che desiderano celebrare il sacramento del matrimonio e in questo percorso di accompagnamento proponiamo loro proprio in occasione della festa che di solito si celebra il 14 febbraio di San Valentino, dedicata proprio, diciamo, ai fidanzati. Abbiamo così esteso l'invito a tutte le coppie che stanno vivendo questa particolare esperienza di partecipare alla celebrazione eucaristica comunitaria in modo da poter chiedere insieme con loro questa speciale benedizione del Signore sul loro amore, sapendo che, ecco, la fonte perenne dell'amore vero è il Signore, quindi attingendo da Lui anche la forza, la capacità di amarsi veramente e di costruire insieme questa loro storia d'amore. Don Adriano, ovviamente l'invito è valido non solo per i fedeli delle sue parrocchie, ma un po' per tutti quanti. Ricordiamo anche gli orari nelle varie Sì, parrocchie. noi abbiamo voluto proprio offrire questo servizio coinvolgendo tutte le coppie dei fidanzati nelle varie anche comunità parrocchiali e nelle varie celebrazioni, così da poter andare anche incontro a quelle che oggi sono le esigenze di tante coppie. E quindi ci sarà alle 9:30 nella comunità di San Bartolomeo, alle 10:30 qui nella comunità di Piano e alle 11:30 nella comunità di Figlioli. Anzi, colgo l'occasione perché domani sera a Solofra, presso la collegiata di San Michele Arcangelo, vivremo anche la quinta festa diocesana di tutti i fidanzati. Quindi invito tutte le coppie dei fidanzati di Montoro, di Solofra, della nostra diocesi ad unirsi alle 20:30 a questo incontro di preghiere e di dialogo che ha voluto fortemente anche il nostro arcivescovo, Monsignor Andrea Bellanti, e sarà un incontro proprio dove insieme rifletteremo, ascoltando anche alcune testimonianze di sposi e di fidanzati sulla bellezza dell'amore e anche della vocazione al matrimonio.